ragazzi, allora, quest'oggi siamo qui per farvi vedere. Sì, passo passo tramite una breve guida. Una breve guida. Come sostituire il disco fisso della PlayStation 4 con un SSD allo stato solido. Con un disco allo stato solido. Per velocizzare e migliorare le prestazioni del sia per l'installazione dei giochi all'interno della console, sia per i caricamenti, l'avvio, l'accensione e tutto il resto. Allora, in descrizione trovate una breve guida scritta di tutti i passaggi che andremo a farvi vedere e i link a tutti i materiali necessari per la realizzazione di questo breve progetto. Per il vostro fai da te giornaliero. Pronti? Perfetto. Allora, regia, agevola il video. Votarci prima di tutto. Prima di tutto di due pennette USB. Di due pennette USB. Da un paio di giga all'incirca di memoria di capienza. Le due pennette vi serviranno una per salvare i vostri dati salvati all'interno della PlayStation, temi, salvataggi e cose per fare un backup della PlayStation. L'altra per spostarci l'installazione del sistema operativo della PlayStation, che troverete sul sito dove poi vi linkeremo qui sotto, che è sempre aggiornato con l'ultima versione installabile della PlayStation. Che giro di parole hai fatto? Va bene, allora adesso vi facciamo vedere come mettere i file di installazione scaricati dal sito della PlayStation all'interno della chiavetta USB. Quindi aprite la chiavetta USB, create, formattatela in exFAT, partizione exFAT, e create due cartelle, di cui una dal nome PS4, mi raccomando in maiuscolo, giusto, se no non ve la legge, e all'interno di questa farete un'altra cartella sempre con il nome in maiuscolo dal nome update scritto, ok? All'interno di questa cartella ci sposterete il file che scaricherete da internet. Se il file ve lo rinomina già update.pub, questo è il sito della PlayStation, che troverete dove link sotto. Qua, esatto, questo è dal 16 luglio, è l'ultimo aggiornamento disponibile 2019. Ogni volta troverete il sistema aggiornato per quel periodo in cui lo farete. Vede, questo si chiama ps4update.pub, lo copiate all'interno della seconda cartella update che avete fatto nella pennetta USB. Tempo di caricamento, abbiamo tagliato. La chiavetta è pronta, potete inserirla sulla PlayStation. Vi faremo vedere anche come crearla con il sistema. Con il sistema. Allora, ok. Prendete la pennetta e la potete attaccare sulla PlayStation. Questo è su Mac, si va su Utility, vai Utility, Utility Disco, che è giù in fondo, magari ci prendo, ok. Selezionate la pennetta che si chiama Boom, perché qualcuno l'ha rinominata Boom. Cliccate in alto su Inizializza, il nome lo lasciamo Boom, e mettete la formattazione exFAT. È la formattazione generica per i sistemi della PlayStation, altrimenti non ve la legge. E non solo, è la formattazione generica che si anche per far utilizzarlo sia su Windows, che su Mac. Vabbè, inizializziamo Boom, disattiva il disco, è comparso, perfetto. Facciamo la stessa procedura che abbiamo fatto su Windows, la facciamo su Mac. Quindi creiamo le due cartelle, se ce la facciamo, magicamente comparsi i file. Nuova cartella, la nominiamo PS4 in maiuscolo, PS dollaro. Cartella update e copiamo all'interno i file. Guarda, abbiamo la nostra fedelissima cartella SSD PS4. Prendiamolo, trasciniamo dentro la nostra pennetta. Mi raccomando, la nominatura ps4update.pub, se non ve la salvo in questo modo la dovete nominare voi, perché altrimenti la console non ve la legge. La velocità di scrittura delle pennette USB è formidabile. La Kingston 3.0 una bomba. Allora no, è il Mac che è una merda. Sì. Bene, chiudiamo tutto, clic col destro, espelli se lo trovo. E ci siamo, la chiavetta è pronta. Poi inserite la prima chiavetta USB, naturalmente non quella dove avete creato le due cartelle, ma quella vuota nella vostra PlayStation. Non è vero. Ah, scusa, sì, stiamo salvando il sito.
Andate in impostazioni, la voce gestione dei dati salvati nell'applicazione, la prima voce, dati salvati nella memoria, archiviazione nel sistema, e selezionate la seconda voce, copia nel dispositivo, archiviazione USB. Adesso noi avevamo solo questo di prova. Andate su seleziona tutto, copia, e lei farà tutto quanto, vi sposterà tutti i file all'interno della pennetta. Alla fine di ciò, spegnete la PlayStation e togliete la pennetta. Bene, ora facciamo vedere come si smonta, Guido. Questo l'hai fatto tu, quindi commentalo. Perfetto, la PlayStation 4 sulla parte superiore è divisa in due parti, una parte dura e la parte liscia. La parte liscia, come vedete, è in cassa e si sgancia. Questo è l'alloggiamento dell'hard disk e c'è una vite per tenerlo fermo, io ho già tolto. E l'alloggiamento è a cassetto. Siccome è già aperta, io vi consiglio anche di smontare la parte sotto e la pulire perché si riempie di polvere. È semplice, se tolgo le tre viti poste sulla posta, sono coperte da un adesivo nero. De merda che non si toglie. Le togliete, sono delle viti Torx, si riescono anche a togliere con un cacciavite da taglio. E tramite questo attrezzo che noi utilizziamo per smontare i telefoni, che è una lamina d'acciaio sottile, lo infilate nel bordo e semplicemente fate leva da una parte e dall'altra. Solamente sui lati, non davanti, perché davanti si aggancia sulla parte... L'attrezzo si chiama iSesamo. iSesamo? iSesamo, il link in descrizione, perché è veramente una bomba, lo utilizzate per tutto. E semplicemente la sganciate e togliete il coperchio. Qui troverete tutta la parte delle ventole, soffiate, togliete tutto, cercate da una pulita, almeno il lavoro lo fate una volta e non lo fate più. Perfetto, con quel gesto di era il gesto del compressore. Il compressore fa così. Perfetto, adesso smontate il disco dal supporto, dal portadisco. Cioè il portadisco dal supporto, dal carrello. Dal carrello. A quattro viti laterali prendete un cacciavite buono. Gentilmente offerto alla Beta, se ci sei e vuoi mandarci degli attrezzi, noi siamo fallo pure. Notate quanto è bello il nuovo Samsung Galaxy Watch in prima vista. Con cinturino di gomma, perché quell'altro puzzava di sudore che strozzava. Non farlo evitare. Perfetto, mi raccomando, con gli attacchi verso il dietro. Il dietro. Se no, altrimenti quando lo inserite, a parte che si storce tutto. Non entra. Le viti non c'è bisogno che le tirate tanto, perché la carcassa dell'SSD è leggera d'alluminio, quindi una volta che è serrata smettetela di... Attacchi dal verso giusto. Dal verso giusto, mi raccomando. Una volta su due si monta al contrario. E ti accorgi solamente dopo. Quelle pennette USB, no? Ci puoi guardare 30 volte, ma tanto la inserirai sempre. Perfetto, si riprende la PlayStation, si reinserisce il carrello all'interno dell'apposito alloggiamento. Allora, rimontato l'hard disk, inserite la pennetta USB che abbiamo precedentemente creato. Sulla PlayStation tenete premuto il pulsante di accensione per 7 secondi fino al secondo beep. Dopodiché rilasciatelo. Rilasciatelo e seguite le istruzioni per inizializzare la PlayStation. Connettete il joystick col cavetto. Il pad. Così. Iniziate e attendete. Vabbè, qua vi dice che verranno tutti cancellati, ma voi avete il backup che abbiamo fatto prima sull'altra pennetta. Non so, esperto di PlayStation, è lui quello bravo. Non è che te ne intendi tanto. Se vuoi prendere un Nintendo. La tagliamo, eh. No, non è la... E qua parte l'installazione vera e propria, che non vi faremo vedere perché... No, ringraziamo la messa a fuoco continua della Sony, che è sempre... Si riavvia. Quello che abbiamo fatto è stato reinserire l'account utente. Sì, giusto? Appena entrerete dovete inserire il vostro account principale, quindi munitevi di account e password. E l'inizializzazione iniziale è come quando l'avete appena comprata, quindi vi chiederà la lingua e tutto quanto. Tutto quante cose, l'orario, la data, il fuso orario. Molto bene, skippiamo tutto. Sì, utente. Accediamo con il nostro account, giusto Guido? Sì.
fate caso a questo pop-up che è uscito fuori, poi vi spiegheremo. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Che cazzo una mutente! Vabbè. Ok, adesso ritrasferiremo il nostro backup, giusto? Che abbiamo fatto dalla pennetta USB al nuovo disco che abbiamo installato. Quindi reinserite la pennetta USB, quella col vostro backup, tornate in impostazioni, alla voce quella gestione dei dati salvati nell'applicazione. Questa volta però è la terza voce, dati salvati nel dispositivo archiviazione USB. Copia la memoria archiviazione del sistema, selezionate tutti i vostri salvataggi e fate copia. Tutto. Benissimo, e adesso la PlayStation è ritornata come prima. Come ora prima. È il momento di fare un paragone. Un paragone tra le velocità di attivazione. Allora, questo è l'avvio. L'avvio della PlayStation. Sopra il timer del disco meccanico, quello che abbiamo sostituito, e sotto il nuovo disco. Qua sembra in vantaggio il disco meccanico, ma non è così. Se sbagliavo un'altra volta, no, lo montai bene. Perfetto, l'SSD già si è avviato. 25 secondi. Naturalmente, non dovete prenderlo per intero. Fondamentalmente, cioè, no, può variare. Può variare. Non è che non è veritiero. Sono un Homo sapiens, ma i miei bracci adesso non sono così tanto coordinati da calzare i tasti insieme. Ma è questione di pochi centesimi di differenza. E questa invece è la differenza dell'avvio del gioco. Questo lo facciamo notare perché sul disco lo stato solido, mentre si avviava il gioco, era in corso un aggiornamento. Era in corso un aggiornamento del gioco, quindi potrebbe sfalsare il verdetto finale. Infatti noterete che non è cambiato più di tanto, però la differenza è di pochi secondi. Ma vogliamo spezzare una lancia a favore del disco allo stato solido, perché come dicevamo prima, se avete notato quando ho fatto il login è comparsa la voce copia nel disco avviata. Esatto. Nell'istante in cui stavo facendo il login, quindi nell'arco di 5 secondi, ve lo facciamo rivedere, il gioco si è installato all'interno del sistema, cosa che invece normalmente ci impiega più tempo. Non sono riuscito a cronometrarlo perché è stato istantaneo. Allora, bene ragazzi, detto questo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e fate quello che volete. Potete commentare. Potete commentare il video con qualsiasi domanda o chiarimento. Naturalmente la procedura si può eseguire per tutte e tre le console, la PS4 normale, la Slim e la Pro. L'unica cosa che cambia è la posizione dell'hard disk originario, quindi non è difficile quando più o meno avete capito come si smonta la 4, se riesce a smontare la Slim e la Pro. Ci sono riuscito io, c'ho la terza media, quindi è facile. Se volete, le abbiamo tutte e tre, possiamo portare anche il video delle altre, ce lo potete chiedere nei commenti in tranquillità. Esatto, magari solo la parte di come si smonta. Solo la parte di come si smonta, naturalmente. Perché la procedura rimane la stessa per tutti. Bene, troverete in descrizione tutto quello che vi serve. È necessario. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!